da un'angolazione particolare, quella tipica di Ragarica. Andiamo ad occuparci, come abbiamo tentato di fare già in passato, da un'angolazione particolare, quella tipica di Ragarica, cioè cercando di parlare dei documenti, di quelli che sono i dati processuali della vicenda del mostro di Firenze. E lo facciamo innanzitutto con Paolo Cochi, un giornalista documentalista che abbiamo già sentito qui a Sì. Radio Radicale, quindi potrete ritrovare anche gli altri interventi di Paolo Cochi nell'archivio di Radio Radicale. E poi abbiamo Marco Beltrandi, già deputato radicale e membro del Partito Radicale, che è sempre stato molto presente in questo tipo di lavoro, anche questo specifico sulla questione del mostro di Firenze. Infatti c'era anche in un'altra trasmissione che abbiamo realizzato, se non sbaglio. Allora, innanzitutto, ci sono, dall'ultima volta che ci siamo sentiti su questa questione, ci sono delle novità, almeno così vengono presentate, ma Paolo ci aiuterà a capire un po' la qualità di queste Più novità. che novità, diciamo, cominciano a uscire anche grazie a voi perché io vi ho rotto molto le scatole per avere gli audio dei processi e tante cose che prima non sono mai state dette. L'ultima di queste è stata la lettera anonima spedita dall'avvocato di Pacciani, che già preavvisava che ci sarebbe stato un ritrovamento di una pistola nell'orto del Pacciani. Poi sappiamo che, dice attenzione, vi metteranno una. Sappiamo che hanno ritrovato poi un bossolo che non ha Allora la portato. sentiremo tra l'altro, Sì, sentiremo uno l'ho stralcio rubato a voi, l'ho di rubato a questa. voi. Cioè 6 mesi prima della perquisizione, del ritrovamento, arriva alla Nazione di Firenze, all'avvocato difensore Viene di Pacciani, spedita, sì. Fioravanti, arriva una lettera anonima che contiene la previsione di quello che si ritroverà 6 mesi dopo. Ed era agli atti del Mi PM. permetto di far presente che sulla genuinità della prova, dell'indizio della cartuccia inesplosa trovata nell'orto di Paciani 6 mesi dopo la lettera anonima, la Corte di Assise di Appello di Firenze, quando solse Paciani, scrisse che c'erano dubbi sulla No, genuinità. non E era quindi, compatibile, ma non esatto, e probatoria, c'erano dubbi ecco. sulla genuinità di questo indizio. Quindi genuinità è un termine che, scritto poi in una Però ecco, sentenza, è bruttino, ecco, io ho diciamo. E sottolineato adesso è che venuta fuori questa lettera che ha questo ritrovato elemento, Paolo. che cioè, insomma, è abbastanza significativo, che è un anonimo, sarebbe curioso sapere chi, Infatti, già dà questa indicazione perché molto, diciamo, molto semplifichiamo tempo. all'estremo, questo diciamo farebbe cadere tutto il castello, insomma, c'è Non so, qualcuno che già sapeva. cioè sembra Parla di che, interramento, parla esatto, di invecchiamento, quello che poi abbiamo. quello Quindi che è accaduto. sarebbe interessante capire chi era questo anonimo. Insomma, io l'ho messa, come faccio sempre nei miei lavori a un convegno, l'ho portata all'attenzione, grazie anche a voi che avete questo materiale prezioso e ai documenti processuali. Questa lettera era agli atti del PM, quindi era. E poi io. Abbiamo con un altro giornalista chiesto conferma al ricevente della questione e ce l'ha confermato, quindi l'avvocato Fioravanti. Ho capito, quindi queste sono le date, insomma. Queste sono le date, Certo. assolutamente. E questo, diciamo, è un punto interessante. Sì. Poi ci sono altre questioni che sono state riportate dai giornali, dai mezzi di informazione, anche sui siti. C'è stata Sì. questa annunciata, questa confezione, questa coincidenza con questo Zodiac. Ecco, questa Sì, sembra un po' una cosa questa è una triste pagina, se mi permetti, Michele, di questa un'ulteriore triste pagina di questa vicenda, perché comunque io ho fatto anche ho avuto un po' dei problemi con la televisione nazionale per aver fatto un mio intervento, ma diciamo una pista proprio senza fondamento si è rivelata e comunque lo si capiva già dall'inizio. No, Paolo è molto buono, è anche un po' timido e io lo sono meno, e quindi allora mi permetto di dire che c'è una cosa anomala fra le altre, cioè la cosa anomala è questa, che Paolo, poiché lui sì veramente su questa vicenda è ormai riconosciuto come un punto di riferimento, gira tutte le televisioni toscane, fa convegni continuamente, praticamente da circa 2 anni, 3 anni.
E praticamente questa, le nuove indagini sul mostro che ne sono scaturite, tutto quanto sono nel silenzio dei media nazionali. La trasmissione, chi l'ha visto, l'ha intervistato, ha un po' tagliato l'intervista e purtroppo il taglio è venuto in modo tale per cui praticamente le sue perplessità, secondo me fondatissime, sul parallelismo e unicità di responsabili tra Zodiac Sì. e Mostro di Firenze, che è un'assurdità, secondo me, totale, questa cosa non è venuta, cioè non sono venute le sue argomentazioni di contestazione su questa pista. È quasi apparso, quasi fosse un sostenitore di questa cosa, che è Sì, è una stata cosa che non sta. decontestualizzata una frase Non sta né in cielo né in di... terra, perché modalità, ricordiamo, modalità degli omicidi, finalità di questi omicidi, come posso dire, comportamento, attitudine di colui che li compie, che è proprio all'opposto in un caso e nell'altro, rendono tutto questo, poi mancanza di elementi, di un qualsiasi elemento concreto che ci consentano di dire, perché è stato fatto anche il nome Sì, dal giornalista che avrebbe intervistato questo italo-americano, è stato fatto il nome e il cognome, e lui ha smentito, quindi insomma, annunciato una ha querela, sì. annunciato anche una querela, No, l'ha querelato comprensibilmente. Insomma, dopo. non sappiamo come siano andate le cose, però certo sembra molto, molto Però diciamo che i improbabile. media si lanciano sempre No, su queste ipotesi si trova suggestive. una perizia calligrafica ancora sui siti, ecco, io ho fatto un giro in questi Ma che giorni, cosa dice la e perizia? dice, e praticamente smonta anche proprio il parallelismo, perché Certo. sono l'unico, insomma. Basti dire che uno, il mostro di Firenze, è un assassino organizzato, prudentissimo, che sta sempre nell'ombra. Zodiac è uno che lascia indizi, lascia le Fa vittime delle vive, sfide, lascia certo. indizi, lascia testimoni, viene visto, manda lettere continue. Cioè è tutto un altro. Sì. Poi in un caso abbiamo delitti di chiaramente matrice sessuale, last murder, nell'altro caso abbiamo invece un tipo di finalità diverso. Sembrava nel caso di Zodiac che il punto fosse la sfida alle forze dell'ordine, sempre più incattivita, sempre più. Quindi proprio. Tornando alla documentazione, ecco, io vi ho portato il vostro brano, sono 2 minuti che Sì, se ne parla già il li processo di vogliamo questa cosa. ascoltare, poi Sì. magari dopo sentiremo anche in collegamento il procuratore capo di Perugia, con il quale poi magari Sì. Le commenteremo anche nuove indagini. alcune di queste questioni. Allora, ascoltiamo adesso il documento che ci ha portato Paolo. Iniziarono ad arrivare lettere dicendo state attenti, avvocati, perché vi potrebbero mettere degli oggettini nell'orto. 18 novembre 91, mancava molto ancora per la perquisizione. Agli atti ci sono due lettere a carte del Pubblico Ministero 273-274, che io non mi permetto nemmeno di accennare nel contenuto perché sono soltanto obbrobriose nei confronti del Procuratore della Repubblica di Firenze. Solo Se sono obbrobriose. anonime, avvocato, stia attento. Comunque, Ho detto che sono negli atti. negli atti ho detto, Se sono anonime, sono restano negli lì. atti, le ho lette negli atti. Allora stia attento. Allora sto attento, Se difatti sono anonime, non ho accennato sono se non quanto successe la storia del quadro, fui io personalmente che venni da lei, pubblico ministero, a dire mi dispiace che in televisione sia stato detto qualcosa di personale contro di lei e sono solidale con lei. Se lo ricorda, fui io personalmente, perché quando si tratta di difendere le istituzioni e il procuratore della Repubblica e i suoi sostituti, io sono il primo, se ne hanno bisogno. Poi se mi dicono che non occorre, io fo il mio mestiere. Sono un libero professionista e avvocato. Non voglio assolutamente dire altro. Non voglio parlare dell'asta guidamolla. Sono tanti buchi neri. Soprattutto il dotto messaggio che accompagnava quest'asta guidamolla nella lettera ai carabinieri di San Casciano.
ma in questo processo, proprio perché mancano tanti anelli, non esiste una prova specifica della colpevolezza di Pacciani. E io, Presidente, vorrei terminare perché non ce la faccio più. Bene, allora torniamo in studio. Ecco, da dove ripartiamo, Paolo? Cioè, quello che poi è dalle indagini attuali. Sì, è difficile capire il contesto, no? Ma ci sono tante ipotesi, ma vede, escono fuori dei documenti che sono stati sepolti, insomma, che sono, secondo me, hanno una loro rilevanza. Io ho fatto questo tipo, facendo il documentarista e documentandomi e verificando chiaramente la fonte e tutto quanto e riportandoli, e l'ho fatto su tanti altri casi, Via Poma, il caso Pasolini, eccetera. Però devo dire che mai come il caso del mostro di Firenze io ho ricevuto intimidazioni, ecco, ho ricevuto questo... minacce velate da parte di personaggi che sono nell'ambito, non inquirenti, però sono nell'ambito per queste cose, immagino. Cioè, inquietante. È inquietante, veramente inquietante. È l'unico caso, io ne ho trattati vari, che ci pone davanti questa grossa problematica. Io vorrei fare, se posso, far notare una cosa, una curiosità a cui ho pensato in questi giorni. Cioè, allora, è una vicenda che dura da 50 anni, no? Sì. Praticamente, se ci pensi bene, dagli anni 80 ogni decennio ha avuto una fase, abbiamo avuto la fase della pista sarda, cioè si cercava il maniaco probabilmente solitario all'interno della pista sarda. Poi abbiamo avuto la fase Pacciani, poi dopo compagni di merenda, qui siamo negli anni 90, quindi Pacciani più compagni di merenda. Sì. Poi negli anni 2000 abbiamo avuto la fase mandanti, ricerca dei mandanti, quindi il cerchio si allargava ancora, una nebulosa un po' indistinta fra massonerie, il medico, il primario di Perugia, il giovane medico, sette esoteriche, riti satanici. Cambiava forse, mano a mano il movente. E quindi tutto questo, che poi mi ricordo c'è stato un periodo, uscivano notizie anche un po' divertenti, la Villa dei Misteri, delle cose un po' complesse, già complicate, no? Poi adesso siamo negli anni 10 del 2000, alla fine, e arriviamo con la strategia della tensione. Sì, cioè, mi sembra di aver sentito che si direbbe che i responsabili sarebbero degli estremisti di destra che hanno lavorato, lavorerebbero per i servizi segreti, e un po' deviati, diciamo, se non a quel punto, anzi molto deviati, direi, sessualmente soprattutto, e che praticamente avrebbero con questi delitti messo in atto la strategia della tensione, che per quello che mi ricordavo io era una cosa un po' più seria, un po' più... La io si è dubito buttata in politica, insomma. Ecco, io dubito poi soprattutto, se mi si permette, che i servizi segreti, per quanto screditati, deviati sessualmente o non so che altro, possano affidare i propri servigi a Pacciani, a una compagnia di ubriaconi. No, io mi immagino che andando avanti così, allora già Lotti avrebbe forse dovuto vedere un pulmino probabilmente, perché si stanno allargando coloro che andavano sul luogo dei delitti, che i testimoni non vedono neanche una macchina, però... No, ma la pista nera di questi neofascisti, un po' come il delitto del Circeo. Allora io ho una preoccupazione, lo dicevo con lui, no? Che andando avanti il suo lavoro e facendo scoperte, magari... purtroppo le istituzioni le recepiscano male, per cui magari il prossimo decennio che è alle porte ci sarà un sesto filone, temo a questo punto il coinvolgimento della galassia, dello spazio, perché manca quello, e si è visto Marte. Staremo a vedere. Noi abbiamo in collegamento Giuliano Mignini, che è il procuratore capo di Perugia, che ringraziamo, buonasera procuratore. Buongiorno, non sono procuratore capo, sono sostituto procuratore generale. Chiedo scusa. Presso la Corte d'Appello. Sono stato sostituto e ho svolto le indagini del troncone perugino. Ecco, magari adesso entrare nel merito in particolare a noi piacerebbe, ma nei limiti ovviamente di quello che è possibile, anche su queste nuove ipotesi, che cosa ci può dire? Io guardi, ora mi interesso della vicenda
da privato, perché le indagini sulla questione, io non c'è state le indagini, anche perché sono stato poi trasferito su mia domanda alla Procura Generale, quindi ora le seguo attraverso i giornali, certo ormai conosco la vicenda e conosco i fatti, quindi qualche idea me la sono fatta, ma sono così impressioni, non conosco gli atti, non so su che cosa stanno, ho sentito che c'è questa svolta della ipotesi della strategia dell'attenzione, a cui non lo so quanto sia vero questo. Sono affermazioni di giornalistica, non so se questo è il contenuto delle indagini, perché non è detto. Non lo so, non speriamo. Beh, l'esposto si basa su questo, questa io onestamente sono molto perplesso su questa ipotesi, però soprattutto io sono abituato a stare con molta prudenza un procedimento che viene trattato, a cui non partecipo come magistrato. Certo. Non lo so, ecco. Mi sembra un po' un'ipotesi così, che non corrisponde a quello che all'idea che io mi sono fatto, perché ovviamente mi sono fatto un'idea, io ho seguito un filone particolare che però è stato subito collegato con questa vicenda su richiesta della Procura di Firenze, e ho le mie valutazioni, le mantengo, insomma. Ecco, e quali sono? Ecco, magari se ce le dice, se può. Guardi, io penso che questa vicenda c'è stata, ho l'impressione che poi in effetti la pista sarda è caduta, insomma, tutta la durata dei delitti, se non sbaglio, era in vigore la pista sarda, perché fino al 1985 c'erano poi delle ipotesi alternative, ma insomma la pista sarda era quella che era legata poi ad un altro fatto, alla famosa intuizione del maresciallo Fiori, che anche lì, come è stata descritta, io ripeto, per come è stata descritta mi lascia perplesso. Cioè l'unicità dell'arma, che non è stata mai ritrovata, poi quando un'arma non è stata mai ritrovata, insomma, bisognerebbe avere sempre un minimo le confesso che sono un po' scettico, ho delle perplessità su come si è arrivati a questa pista, che poi è stata abbandonata nell'89, però ci sono voluti diversi anni. Poi io quello che posso dire è che la pista perugina, essendo sorta, essendo entrata per contingenze temporali nell'alveo del procedimento fiorentino all'incirca nell'ottobre-novembre 2001, ha seguito l'impostazione fiorentina dei mandanti, ma diciamo quello che a Perugia si pensava di questo medico non era, io me lo ricordo, insomma, non si parlava di mandanti, ecco. Però la vicenda perugina è entrata in quel periodo nelle indagini, quindi Firenze gli ha dato quella impostazione. Io poi vorrei sottolineare che se per gli ultimi 4 duplici omicidi ci sono delle condanne, perché piaccia o non piaccia, io comprendo anche le perplessità che i compagni di Firenze suscitano, Pacciani insieme a loro, però sono stati, non Pacciani, ma i compagni di Firenze sono stati condannati come complici negli ultimi 4 duplici omicidi. Quindi dal punto di vista giudiziario c'è una verità giudiziaria parziale, non ci sono tutti i personaggi coinvolti, ma i compagni di Firenze, secondo l'autorità giudiziaria procedente, erano corresponsabili. Dottore, ma scusi se la interrompo. 4 duplici omicidi. Per i primi, cioè quello del 74, e per i due dell'81 c'è buio fitto. Cioè,
Non c'è Dottore, nessuna. Sì, mi dica, dottor sì, Conti. no, le volevo fare, scusi se la interrompo, una domanda circa il movente, perché qui poi si sta perdendo di vista un po' il movente di questi delitti che almeno a quasi tutti appare di carattere sessuale, insomma, di questo che ne pensa lei, addirittura la matrice politica, cioè associata ai diritti del. La matrice politica mi sembra, non lo so, io lo ripeto, ma con tutta la cautela possibile mi pare così, mi lascia perplesso la matrice politica. Che poi questa vicenda possano essere intervenuti settori, non lo so, dei servizi, non lo so, settori deviati, forse ex post, ecco. Tutto è possibile, questo è possibile, ma siamo ancora, io come prima impressione si tratta di delitti di tipo sessuale, insomma, no? Ma come mai ogni volta che Sessuale. si parla di mostro di Firenze, a Firenze in particolar modo c'è una ipersensibilità, cioè sembra toccare, ma io non l'ho ritrovata in nessun altro caso, anche più. Ma si formano, sai, un caso che ha coinvolto la città e quindi ha coinvolto, e poi ognuno poi sostiene la sua tesi, è geloso. Anche questa è un'altra caratteristica di questa vicenda, cioè le guerre tra chi sostiene la pista santa e chi l'altro che sostiene, anche questo è una cosa che non fa Certo. bene alla CER, per quanto sia possibile oggi raggiungere la verità, insomma, è una cosa che colpisce effettivamente. Io mi ricordo, insomma, c'è questa come un tifo calcistico, no? C'è quello che sostiene questo, quell'altro, personaggi, blogger, dei forum più strani che sostengono le ipotesi più diversificate, che Più possono avere astruse. anche. Ma se non lo so, ecco, qui purtroppo è un fatto. Io di questa vicenda, ripeto, io conosco la vicenda Perugina, la conosco benissimo, quella più generale l'ho dovuta studiare, l'ho conosciuta anche quella, ma ovviamente tutto lo sviluppo delle indagini dal 1968 ad oggi, insomma, è un. Io sono intervenuto nel 2001 e poi praticamente nel 2010, grosso modo, 2011 circa, è finita con la prescrizione dei reati prescrittibili. D'accordo. Ecco, questo è il. Poi col proscioglimento, con formula dell'incertezza per l'omicidio. Ipotizzato omicidio di questo medico, io poi ecco, sono fatto un'idea, ma certo adesso devi chiedere quello che secondo me, quello che sarebbe il contenuto delle nuove indagini, questo non lo so. Io ho visto, ecco, letto, fra l'altro questo vigilante di cui si parla, mi pare che abbia fatto anche lui riferimento al medico Perugino. Sì, questo è un altro filone. Beh, noi ringraziamo molto il magistrato di Io Perugia. vi ringrazio. La ringraziamo molto per questo collegamento. Poi magari ci risentiremo perché contiamo ancora di lavorare su questa questione. Ringraziamo. C'è da parlarne molto Eh di questa sì. cosa. Grazie molto a Va Giuliano bene, Mignini, abbiamo prego, avuto in prego. collegamento il magistrato di Perugia che ci ha aiutato. Ecco, è stata citata anche quest'altra questione, la questione del medico, Sì, il lago questo se ne è Trasimeno. parlato, Questa è se ne è parlato un'altra. molto, ci sono stati dei processi, eccetera. Però ecco, io non riesco a tenere più il focus sul movente. Eh sì, perché è quello che Cioè, non si. Ecco, ci sono si tante tirano in ballo. ipotesi e non Adesso, si riesce a oh capire no, poi. Se secondo. posso permettermi, allora, noi 2 anni fa auspicavamo che le indagini riprendessero, partendo però dai documenti, partendo dalle scene del delitto, partendo
partendo dall'analisi di eventuali Balistiche, reperti certo. per trovare il DNA che magari smentissero o confermassero la presenza di Pacciani e dei compagni, cioè partendo da cose concrete, no? E invece sembrerebbe da quello che poi non è, chiaramente non ne possiamo avere la certezza, ma sembrerebbe da quello che esce sulla stampa che invece Fiorentina però, si San stia, Paolo Rosa. certo, che si stia invece ancora di più allargando il cerchio e che quindi quelli che a tutti gli effetti sembrano delitti, l'hanno detto tutti i criminologi consultati, lo dice il buon senso, lo dice tutto, cioè delitti di maniaco sessuale. E poi finiscano invece le indagini a puntare su scenari moventi che soprattutto, cioè, premesso, qualsiasi scenario è teoricamente ipotizzabile, ma se si perde il contatto con i documenti, con i luoghi del delitto, con le Logiche scene della del delitto, realtà. cioè, con i dati di fatto, noi possiamo anche pensare a un coinvolgimento del governo, non so. Magari anch'io, ecco, anche se non avevo l'età, però non ero ancora nato nell'epoca No, del primo delitto, ma potrei. secondo i giornali fiorentini, questi due indagati, o uno dei due, insomma, quello più nominato, io evito di far nomi Sì, perché. E ho sempre evitato anche di parlare di indagini in corso perché è antipatico, io ho parlato certo. sempre di cose vecchie, però insomma adesso mi sembra che ci sia un mesi, mesi e mesi Tra l'altro. di campagna diciamo colpevolista, mi sembra Sì. di E rivivere il periodo Pacciani, no? Che, però poi Pacciani quantomeno era c'è processato. anche un altro problema che io vorrei evidenziare, cioè questo vigilante Sbatti ha il mostro in prima 90 pagina, anni? 89, 89 anni, 88, sì. cioè è una persona che ha una certa età. Ora, è già un anno e mezzo che è in ballo. No, forse più perché sono Forse anche di tre. più, cioè in realtà lui era stato perquisito nell'85, però poi Sì. si era chiusa lì la faccenda, è un anno e mezzo, forse due, che è indagato. È stata chiesta e ottenuta una proroga di 6 mesi. Io penso che una persona, anche di quell'età, abbia tutto il diritto e l'urgenza anche di sapere se ci sono elementi del suo carico o meno, cioè se si procede o meno. Non può, perché il rischio poi, e addirittura ovviamente non ce lo auguriamo, che addirittura una fine delle indagini non vorrei mai che arrivasse dopo post, che sarebbe gravissimo, imperdonabile in questa vicenda, come già è accaduto, perché Certo, con Pacciani è è per successo esempio questo. pure successo. Quindi, cioè, anche questo fatto, cioè, i tempi contano in Questo un'inchiesta, ci non si può riporta indagare a vita una persona, all'iniziativa del no? Partito Ecco, Radicale, a qua tra punto, l'altro. cioè, no, ma è tutta questa vicenda, Senti. perché come ricordavo nell'altra trasmissione, è una vicenda che ha portato a delle condanne che ricordava il Certo. sostituto procuratore generale Mignini, è una vicenda che ha portato a delle condanne per la presenza di un testimone che si è anche autoaccusato e che però purtroppo ha reso delle testimonianze che contrastano con le La evidenze, le verità fattuale. testimonianze. Ecco, esatto, cioè quindi non solo testimonianze non riscontrate, ma testimonianze addirittura smentite dai dati di fatto. E questa è la cosa particolarmente grave di questa vicenda. Quindi è ancora una volta un processo basato su un pentito, si può dire, Certo. un pentito che a mio modo di vedere non era attendibile. Poi lì c'è stato un processo che ci sono stati 3 gradi di giudizio che hanno Sì. detto diversamente, però mi sembra che addirittura nell'appello o nel giudizio di Nell'appello Cassazione il pubblico ministero, il PG procuratore sì. generale, anche sul Chiese processo la Compagni di Miranda, soluzione, chiese la soluzione perché aveva riscontrato evidentemente che le dichiarazioni di Lotti non coincidevano con i fatti che emergevano dai luoghi del delitto, cioè se appariva che questo Lotti lì non ci fosse mai stato il momento del delitto perché parlava di auto che non sono mai state viste, per tante incongruenze. Qui E allora parliamo di storia, Marco, il quindi. problema è che ci troviamo di fronte a delle sentenze che non hanno mai convinto tanto, che più passa il tempo meno convincono, tanto No, più perché emergono vanno documenti, carte, grazie a Radio Radicale, le registrazioni. ma soprattutto vanno ad aggiungere quello che già c'è, cioè si ingrandisce o si plasma il movente. Prima c'era il discorso dei riti satanici, esoterici, adesso un killer assoldato dai gruppi di estrema destra la si butta in politica, cioè.
ragazzi, qui c'è da fare un'analisi seria. E io ogni volta che provo a farla con i documenti, qualcuno ricevo questo trattamento. Ecco, adesso questo tu stai riaccennando, Paolo, a questa questione. Adesso non vogliamo entrare nel merito, no, perché magari... però ecco, questo fatto che tu abbia ricevuto delle minacce è un po' strano. Inquietante, è un fatto grave. Cioè, su una vicenda che si è chiusa, l'ultimo delitto risale a 33 anni fa, e i processi comunque, quelli che si sono chiusi con condanne, sono finiti, sì, ormai scorso, esatto, il fatto che ancora oggi ci sia questa ipersensibilità di qualcuno non è un elemento che aiuta. Peraltro mi permetto di dire chiaramente, chi fa indagini per mestiere merita tutto il rispetto, certo. E si deve anche presumere che sia a conoscenza di cose che magari altri non conoscono. Si ipotizza, almeno si spera, si auspica, e che quindi forse questi articoli di giornale non siano veritieri. Però mi permetto anche di dire che se ci sono delle voci strampalate che escono sulla stampa, forse sarebbe anche opportuno che chi conduce le indagini dica: no, ma guardate che questa pista, certo, nera non c'è. Insomma, no, c'è stata la smentita del procuratore generale Creazzi. Ma io credo la nuova procura... Io non posso credere che una procura possa credere a un'ipotesi di questo no, tipo. No, ma credo stia facendo un buon lavoro, nel senso stia rivisitando tutta... Ecco perché i tempi lunghi, no? Stia rivisitando tutta storia del mostro di Firenze. Uh-huh. Quindi perizie perché balistiche. Ricordiamocelo, lo aveva detto Mignini, ci sono 3 delitti ancora senza nessun colpevole. Sì. Ci sono sentenze su cui pendono dubbi crescenti. Quindi col c'è tempo. Molto anche è da molto lavorare, difficile, perché sono passati è tantissimi difficile. Anni. Certo. I reperti non ci sono ancora tutti, alcuni sono stati anche conservati male. Insomma, questo assassino era molto organizzato e tendenzialmente non lasciava molto tempo. A me quello che non piace, se posso aggiungere l'ultima cosa, è questo sbattere il mostro in prima pagina. Il tema dell'informazione. Non siamo neanche al GIP, indagini preliminari, certo. Sono è un indagato. 50 articoli con la foto in prima parte, cioè, questo lo trovo veramente... Quindi Radio Radicale ancora una volta, tramite Paolo Cocchi, sta dando voce a chi a proprio merito fa delle iniziative, magari mette in luce, ritrova anche documenti di cui si è perso la memoria. Poi io non propongo nessuna lui, mia verità. Come noto, certo. È uno dei pochi d'Italia che non è affezionato a nessuna pista. Infatti glielo chiedevo prima per questo. Quindi ha tutte le colpe, cioè certo. È un personaggio, da questo punto di vista è pericoloso. Certo. E per questo poi, io infatti gli ho detto, quando ho saputo di queste intimidazioni, gli ho detto, devi anche capire che tu hai, in una situazione in cui... ormai non si parlava più, non era morta praticamente, tu hai sollevato con dei documenti e senza sposare tesi di qualsiasi genere, hai messo in campo dei dubbi pesanti, ecco, e delle questioni pesanti a cui risposte non sono state date. Questo non è avvenuto su altri casi. Non è avvenuto su altri casi. Quindi il mostro di Firenze qualche problema ancora oggi ancora ci c'è. Siamo in chiusura e ci torneremo evidentemente su questo tema, anche seguendo poi quelle che saranno le mosse, appunto. Io sarò a Firenze il 30 prossimo. Ecco Paolo, in chiusura, poi prima di iniziare la registrazione ci segnalavi che stai lavorando anche su altre cose, magari se ce l'anticipi. È uscito la serie TV di documentari, 8 puntate, La Zona Oscura, e viene presentato in DVD il 30 a Firenze alla Fiera del libro aperto a Fortezza d'Abbasso. Benissimo, questo è un altro momento per ritornare su queste questioni. Bene, noi ci fermiamo qui con questo programma, ringraziamo davvero molto anche Iva Radice perché ha reso possibile questa trasmissione, ringraziamo Paolo Cocchi, giornalista, documentarista, con il quale abbiamo tentato di nuovo di approfondire la vicenda del mostro di Firenze, e ringraziamo davvero molto anche Marco Beltrandi, già deputato radicale, che appunto segue questa vicenda con noi fin dall'inizio. Grazie molte.